Ben ritrovati ragazzi! In questa nuova lezione di storia parleremo di scienza. No, non avete capito male, ho detto proprio scienza. Parleremo infatti della nascita della scienza moderna. La lezione di oggi si intitola La rivoluzione scientifica. Cominciamo subito. Fino al 500 gli uomini consideravano come verità scientifiche le affermazioni degli autori classici, come il filosofo greco Aristotele, oppure della Bibbia. Tolomeo, con la sua teoria che affermava che la Terra era al centro dell'universo e che tutti i pianeti le ruotavano attorno, compreso il Sole, aveva imposto un'idea che era ritenuta indiscutibile. La visione del mondo cominciò a cambiare solo con il Rinascimento. Nel Rinascimento si può affermare che la rivoluzione scientifica ebbe inizio e giunse a compimento nel 600 con la nascita della scienza moderna. Nel Rinascimento gli scienziati basarono i loro studi sull'osservazione diretta della natura. Questo metodo portò a una vera e propria rivoluzione in molti campi, ma soprattutto nell'astronomia. Ricordiamo il polacco Niccolò Copernico, che dimostrò, attraverso l'osservazione degli astri, che la Terra si muove attorno al Sole. La Chiesa ben presto condannò la nuova teoria perché sembrava in contrasto con la Bibbia. La teoria di Copernico, inoltre, apriva molti altri problemi. Esistevano altri corpi simili alla Terra? E se c'erano, erano anche abitati? E se l'universo era infinito, dove si trovava Dio? E il paradiso? Noi oggi non cerchiamo più la spiegazione a fenomeni naturali nella Bibbia. Pensiamo infatti che nella Bibbia ci sia un messaggio che riguarda la salvezza spirituale dell'uomo, non la conoscenza della natura. Ma gli uomini del Seicento faticavano ancora a distinguere tra verità religiosa e verità scientifica. Il secolo in cui la rivoluzione scientifica si afferma è dunque il Seicento, un secolo in cui la maggior parte delle nazioni europee, esclusa l'Italia, viveva un grande sviluppo e una crescita politica ed economica. La rivoluzione scientifica fu innanzitutto una rivoluzione intellettuale collegata ad una nuova visione del mondo e ad una nuova mentalità. Come abbiamo già visto, nel mondo antico e medievale si nutriva un grande rispetto per la tradizione e per i testi dell'antichità e si cercava una spiegazione ai fenomeni naturali attraverso la Bibbia. Si preferiva la riflessione astratta sui testi classici e sacri all'osservazione diretta della natura. Nel Seicento la parola chiave della cultura non sarà più tradizione, ma progresso, inteso come sviluppo costante dell'uomo verso forme di conoscenza superiori. Uno dei protagonisti di questo cambiamento di prospettiva fu lo scienziato pisano Galileo Galilei, studioso di fisica e di matematica. Galileo introdusse il metodo sperimentale nella ricerca scientifica. Il metodo consiste nello studio di un fenomeno attraverso l'osservazione di dati oggettivi, la formulazione di ipotesi e la realizzazione di esperimenti per verificarne la validità. Grazie a questo metodo fu proprio lui a dimostrare l'esattezza del sistema copernicano, servendosi di uno strumento inventato dagli olandesi e da lui perfezionato, il cannocchiale, che oggi chiameremmo telescopio. Galileo proponeva un nuovo modo di fare scienza. Lo scienziato non è più colui che studia ciò che altri prima di lui hanno affermato, magari senza dimostrarlo. Lo scienziato è quello che osserva la realtà, formula delle ipotesi e attraverso degli esperimenti ne verifica la validità. Galileo quindi indicò il metodo che si doveva seguire per costruire un autentico sapere scientifico. Per questo viene considerato il primo scienziato moderno. Attraverso osservazioni dirette della volta celeste, Galileo riuscì a dimostrare la validità della teoria eliocentrica sostenuta da Copernico già nel 500. Galileo diffuse le sue idee attraverso diversi libri.
Ma la Chiesa non accettò la sua posizione, sostenendo che nella Bibbia veniva affermato l'esatto contrario, cioè che è il Sole a girare intorno alla Terra. Considerato che si era in pieno clima di controriforma, è facile comprendere come la Chiesa assunse una posizione molto dura nei confronti di Galileo. Nel 1632 fu istituito un processo contro di lui, che stabilì eretica la teoria eliocentrica e proibì la pubblicazione del testo dove essa era esposta, inserendolo nell'indice dei libri proibiti. Galileo fu costretto ad abiurare la sua teoria e a riconoscere pubblicamente i suoi errori. Galileo visse il resto della sua vita agli arresti domiciliari nella sua casa vicino Firenze, dove morì nel 1642, 10 anni dopo l'inizio del processo. La condanna all'indice dei libri proibiti venne tolta soltanto nel 1835. Infine, nel 1992, Papa Giovanni Paolo II ha chiesto scusa a nome della Chiesa, anche se erano passati molti secoli, così da ristabilire la verità, cioè che quello che affermava Galileo non era affatto in contrasto con la fede cristiana. Nello stesso anno in cui morì Galileo, nasceva in Inghilterra un altro grande scienziato, Isaac Newton. Newton fu un geniale matematico e professore all'Università di Cambridge. Osservando la rotazione costante della Luna intorno alla Terra, con l'ausilio di un telescopio, Newton scoprì che la Terra attrae la Luna nella sua orbita. Newton, grazie a calcoli matematici molto complessi, elaborò quindi la legge di gravitazione universale, per la quale i corpi dotati di massa si attraggono reciprocamente, con una forza proporzionale alla loro massa e alla distanza che li separa. Questa è chiamata forza di gravità e si narra che Newton avesse avuto l'intuizione dell'esistenza di questa forza grazie all'osservazione di una mela caduta da un albero. La rivoluzione scientifica del Seicento non fu merito solo di Galileo e Newton, ma di tanti altri studiosi sparsi nelle università e nelle accademie di tutta Europa. Tra questi ricordiamo l'astronomo tedesco Giovanni Keplero, che confermò che la Terra ruota intorno al Sole e studiò le orbite dei pianeti. Il filosofo francese Pascal, la cui macchina calcolatrice anticipava i moderni computer. Il fisico italiano Torricelli, che studiò la pressione atmosferica ed inventò il barometro, cioè lo strumento per misurarla. Tra la metà del 600 e la metà del 700 vi fu un enorme numero di pubblicazioni scientifiche, quasi tutte scritte in latino, la lingua internazionale degli scienziati di quell'epoca, come oggi lo è l'inglese. Parlando della situazione sanitaria di questo secolo, un gran numero di gravi malattie affliggeva gli uomini del 600. Da sempre i ricchi si curavano in casa perché avevano la possibilità di pagare i medici. Gli ospedali esistevano solo per i malati poveri. Quando però capitava un'epidemia di tifo o di peste, tutti venivano trasportati in ospedale dove succedeva di tutto, poiché era consuetudine che più malati occupassero lo stesso letto. Nel momento in cui qualcuno moriva, poteva restare per ore insieme a quelli ancora vivi. I cadaveri spesso non erano neppure seppelliti, ma ammucchiati nei pressi dell'ospedale, coperti con un po' di terra. E per cacciare via gli odori si accendevano fuochi con legni odorosi per evitare che il puzzo stagnasse nelle grandi stanze, peggiorando la già critica situazione igienica. Nel corso del 600 e del 700, però, la medicina fece passi da gigante. Il medico inglese William Harvey studiò la circolazione del sangue, dimostrando che il sangue circolava di continuo nelle arterie e nelle vene, e che il cuore agiva come una pompa. La pratica dell'osservazione scientifica ebbe una grande spinta dall'invenzione del microscopio, che permise di scoprire la presenza dei globuli rossi, l'esistenza dei capillari, ma soprattutto permise la scoperta dei batteri, microrganismi responsabili della diffusione di alcune gravi malattie,
che affliggevano gli uomini di quel tempo, come la tubercolosi, il colera, il tifo e la peste. In questo periodo iniziarono anche studi sui farmaci. Infatti la medicina cominciò ad approfondire le proprietà delle sostanze curative di alcune piante. Vennero infine compiuti importanti progressi nell'ambito dell'anatomia umana, dopo che i divieti sulla dissezione dei cadaveri imposti dalla Chiesa furono aboliti. Ma come avveniva lo studio di un cadavere? Andiamo a curiosare. Da qualche tempo sto esaminando questa parte del corpo umano. Volevo vedere con i miei occhi il punto dal quale hanno origine i nervi. Ebbene, hanno origine qui, dal cervello. Si diramano attraverso la nuca, si distendono lungo la spinale e da lì in tutto il corpo. Solo un filo sottilissimo come il refe raggiunge il cuore. Sono d'accordo. Anche se la tua scoperta è in contrasto con l'opinione di Aristotele, secondo cui è il cuore la fonte dei nervi. Padre Sarpi, voi conoscete la stima che ho per voi. Ma questo è tutto un arbitrio. Mi dispiace dirlo, ma le considerazioni che si fanno qui dentro sono affrettate. Caro Cremonini, è evidente che Aristotele ha parlato dei nervi senza aver fatto una verifica anatomica. Verifica anatomica? Ma come si fa a parlare di queste cose? Ai tempi di Aristotele non osavano mettere le mani sopra i morti come facciamo oggi, commettendo un sacrilegio. Che sacrilegio! Certo che sacrilegio! Silenzio! Cremonini, venite qui, guardate con i vostri occhi. Ho già visto. Se dovessi dar retta ai miei occhi direi che non avete torto. Ma poiché il grande Aristotele ha detto il contrario, penso che ci siano buone ragioni per dubitare anche dei nostri stessi sensi. Ditemi, professore, è vero o no che il caldo e il freddo li sentite con i vostri sensi e non chiedete ad Aristotele se dovete coprirli? Galilei, volete prendermi in giro? Ah, non ci penso nemmeno. Ma ditemi un po', quando un vestito vi è diventato stretto, non ve ne fate un altro più largo? Ma cosa c'entrano adesso i vestiti? E lo stesso avviene nella scienza. Una teoria la usiamo finché non ci accorgiamo che è diventata troppo stretta e non si adatta più alle nuove esigenze. Ma insomma, che idee sono queste? L'autorità di Aristotele dove la mettete? L'autorità di Aristotele! Per la scienza l'autorità di Aristotele non conta un fico secco. Qui, proprio in quest'aula, abbiamo visto cadere molte teorie nelle quali fino a ieri credevamo ciecamente. Ad esempio, certe teorie di Galeno. Lo dite voi che sono caduti, invece sono ancora validi. No, non lo dico io, lo dice il cadavere, quello è il libro della verità. Ha ragione Sarpi, cosa stai a dire? Galeno è il più grande medico mai esistito. Ascoltate ragazzi, nessuno nega il valore di Galeno, anche se alcune sue opinioni oggi si dimostrano infondate. Vi faccio un esempio. Ecco, guardate. Secondo Galeno il corpo umano sarebbe regolato da tre spiriti. Questi tre spiriti passerebbero dal fegato al cuore per mezzo di canali che attraverserebbero il setto ventricolare del cuore medesimo. Galeno descrive minuziosamente questi canali, che si troverebbero qui, secondo lui. Però c'è un inconveniente, ed è che questi canali non ci sono. Per il semplice fatto che sono superate. Volete coprire di ridicolo Galeno? Non ci penso nemmeno. Ho solamente osservato che questi canali non esistono, quindi tutta la teoria che si fonda su di loro non può stare in piedi. Ma ci devono essere per forza. Caro collega, accomodatevi e guardate voi stesso. Vedi? Guarda meglio! Allora, ci sono o non ci sono? Signore, un po' di compegno per te. Non ci sono. No, non ci sono. Ma se Galeno li ha descritti, una ragione deve esserci. Queste sono stupidaggini, sono eresie. Ma che eresie? Smettetela di considerare eretici quelli che vogliono veder chiaro nelle cose. Mi meraviglio del vostro abito, ma sapete che il corpo è il tempio dell'anima. Qui lo fanno a pezzetti, si rimescola il cervello e si guarda quanti muscoli ha il cuore, come se da questo dipendesse la salvezza dell'anima. La salvezza dell'anima dipende anche da questo. Secondo me, ciascuno di noi ha il dovere di conoscere la verità. Insomma, il 600 fu un secolo pieno di innovazioni, come emerge benissimo anche dal video che abbiamo appena visto. Il nuovo metodo scientifico, basato sull'osservazione e sugli esperimenti, demolì una dopo l'altra le credenze antiche legate alla tradizione e portò l'uomo
verso un inarrestabile progresso. Ma il Settecento non fu da meno, eh? Siete curiosi? Allora non perdete assolutamente la prossima lezione. Per oggi è tutto. Ciao ciao dalla vostra prof.